Io sono un pensionato, l'ultima cosa. Pensavo che ho fatto per 46 anni il falegname, mobili tipici, un po' più moderni forse. Prima di fare il falegname lavoravo con mio padre che faceva oggetti agricoli, perciò partecipavamo alla fiera di Sant'Orso. Questo per 7 anni mi sono arrivato con papà. Poi ho iniziato la mia attività. Diciamo che a un certo punto con questi oggetti agricoli io mi sono venuto un po', non dico a noia, non mi dava soddisfazione. Allora ho contestato un po' mio padre, ho detto ma si potrebbe fare, vedi i mobili che presentano la fiera, penso che siamo in grado di fare anche noi. E allora così abbiamo iniziato a fare i mobili, prima delle cose più semplici, più piccole, avere un piccolo campionario. Infatti poi è andata benissimo, non bene, benissimo. Poi a un certo punto sono andato in pensione perché è finita un po' la vita lavorativa, allora ho cominciato, ma non andare alla fiera mi dispiaceva, dato che ero nato da ragazzino in avanti, poi abitavo dietro il campanile di Sant'Orso fino a 27 anni, di conseguenza ero nella fiera, si può dire. E allora ho detto, ma cominciamo a fare qualche piccolo oggetto, ho cominciato a fare qualche trottolina, qualche tatà, qualche roba al tonio, quel che mi veniva in mente, qualche bastone, avanti così. E adesso continuo comunque a fare questi piccoli oggetti, partecipando alla fiera. Ma diciamo che nella fiera è difficile di un momento particolare, perché sono tutto il giorno è, non so, è uno scambio di idee, è un parlare, è un rivedere gente che si vede quasi solo alla fiera tante volte, o vecchi clienti, o si conoscono delle persone nuove. È uno scambio, no? E poi si fa un po' un giro a vedere cosa fanno gli altri, non per copiare, ma per fare quello che non fanno gli altri, se si riesce ad avere qualche idea.